Il turismo social, quanto conta oggi in Italia e nel mondo? Quanto è importante? Oggi e ieri si è parlato veramente tanto di social applicato come diciamo, conseguenza di valori e di comportamenti delle persone che quindi hanno trovato questi nuovi strumenti, un modo per portare nella realtà appunto il loro nuovo sistema di valoriale. Di social si parla molto, quello che cercheremo di tirare fuori appunto è qual è il ritorno, con quali modalità, con quali strategie e come integrarle appunto anche col mondo della search, cioè della ricerca su internet, della ricerca su Google, della pubblicità su internet, che sicuramente è stato la prima ondata, no? Il turismo ha sfruttato tantissimo finora la nuova trasparenza concessa dalla rete, riempendola di pubblicità, pubblicità contestuale, pubblicità anche focalizzata effettivamente alla ricerca del consumatore, cioè contestualizzata, che però rischia anche di banalizzare l'offerta turistica, di renderla tutta uguale, di renderla un po' anonima, di renderla solamente pubblicitaria sostanzialmente. E il social può servire come appunto differenziazione. Ieri si è parlato di come può l'operatore turistico emergere, no, nel social, essere unici, no? E l'unicità può essere la chiave di interpretazione della propria presenza sui social network. Ma c'è un limite da non oltrepassare, cioè un operatore turistico deve essere dappertutto, rispondere su tutti i social, essere presente? Allora, come in pubblicità si dice che dove c'è gente c'è pubblicità. Io credo che dove ci sono persone sui social bisognerebbe essere presenti. Essere presenti però tuttavia non è una strategia. Un conto è la strategia, diciamo, passiva, quindi rispondere a quello che ti chiedono i tuoi utenti su una determinata piattaforma. Un altro conto è utilizzare questa piattaforma per produrre valore, per concedere valore al cliente, quindi in questo modo differenziarsi anche dalla concorrenza.